Just answer me that! Your own family. La tua stessa famiglia? Your own blood. Il tuo stesso sangue. What are you thinking? A cosa diavolo stai pensando? What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? Che sono matti, ma io ci resto sec. Io apro, frate, eh? Però non mi piace stare. Che... You are not my son! You are not my son! Posso uscire dalla casa del nonno? No, vedi, non c'è, sono un minuto! I won't be able to go back. Andiamo qua. Verso l'infinito e oltre! Ma infatti... Tecna, preparate una canzone, fate partire una canzone che ci può... Che ci possa salvare, per favore, fate partire una canzone. Fate partire una canzone. C'è Beckman nella stanza. Ma che sono ste foto poi, raga? No, oh, oh. Allora, il nonno era ossessionato dalla nonna e ha fatto un sacco di foto con gli occhi bianchi. La nonna era la vittima, la prima vittima di Vecna. Sono stati finalmente messi all'asta, portano quasi 3 minuti. Se vi dico di no, adesso dai. No one has seen this person to camera. For viewers unfamiliar with the story, Mason Hill c'è la stessa storia durante una cerimonia di stregoneria. È stata poi colpita mortalmente colpita da un agente di polizia che l'ha accolta sul fatto. Ma una donna? Ho la macchina fotografica. E che no, sì. Ah, così. Catta la foto e vedi. Dai, con sta foto sgrullala! Cerchiamo di capire un po' la lore, un po' la storia, perché io non ho capito bene. C'è lui che parlava col padre dall'altra parte della stanza, ma non si è capito. Cioè, era il padre che aveva fatto questo omicidio? Cioè, non ho capito. Madison Hale, serial killer di 43 anni. La serial killer la serial killer, la. Quindi chi è? La madre? Killer Madison Hale è stata colpita a morte dall'agente Russell, che ha appena disegnato di averla trovata mentre smembrava le sue vittime dentro un pozzo della sua proprietà. Madison agonizzava qualche ora prima di morire, anche se le hanno sparato allo stomaco, l'assassina è riuscita a sopravvivere qualche ora. Serial killer catturata e uccisa. Fino a 4 colpi potrebbero essere. Corpi potrebbero essere coinvolti. La polizia ha trovato parti di corpi mutilati nella sua cantina, che sembravano quasi strappati dalla scena di un film, come descritto. 4 corpi smembrati sono stati trovati nella casa di Hale. A quanto pare 4 erano le vittime. Quindi sono 4 cadaveri. Stregoneria o malattia mentale? Prove di malattia mentale sono state trovate all'interno della casa di Madison Hale. Basta sui rumori, fammi leggere un attimo. Una donna di 43 anni che apparentemente stava cercando di portare a termine un sinistro rituale che potrebbe comportare l'uccisione e il massacro di persone e la polizia. E qui vi faccio una domanda, perché io questa cosa non l'ho capita. Quando lui era nella stanza chiusa e dall'altra parte c'era il padre, che gli diceva, cioè, chi era che parlava? Che c'entra il padre di lui se l'assassino era una donna? Ma io che cazzo ne so, scusa. Ah, qui abbiamo una... Ehi. Cazzo, merda, cazzo. La tempesta di aperto... No, porco zio, maiale. I think grandpa had a generator in the basement. Ma perché sti cazzo di giochi di merda? Ma perché sti giochi di merda devo portare? Oh, ascoltiamo questa meravigliosa canzone, vai. From the moment of il momento del primo contatto è già troppo tardi. Quando un demone si attacca ad un umano, diventa una specie di parassita. Nutre dell'ospite fino a divorare fino all'ultima parte della sua anima. Nella maggior parte dei casi, l'obiettivo implacabile del demone è quello di tornare nel mondo dei vivi.
is to get back to the world of the living. If you Se vuoi rompere quelle gambe, beh, temo che non sia una cosa semplice. I'm afraid it's no simple matter. Se vuoi, potrai parlare a lungo di vari rituali e procedure. Ma il modo migliore è obbedire. Aiuta il demone a raggiungere ciò che cerca. Solo allora il demone se ne andrà di sua spontanea volontà. Grazie, Phoenix. Grazie mille. Solo entrano nel piano terrestre attraverso certi oggetti che usano come condotti tra i mondi. Anche se ci si libera dell'oggetto più tardi, il demone ha creato il contatto di cui ha bisogno e cammina già tra di noi. And already walks among us. In the first stages of Nei primi stadi della possessione, l'umano ospitante tende a ritirarsi dagli amici e dalla famiglia, diventando aggressivo, persino violento. Questo è il risultato della battaglia spirituale tra l'ospite e l'entità. La cassetta è wireless, entrambi in lizza per il controllo del corpo mortale. I sintomi che indicano che la possessione sta progredendo sono vertigini, nausea e mal di testa. Questi ultimi possono essere così intensi da rendere l'ospite incosciente per giorni. Grazie, pacchia! L'entità oscura manipola il suo ospite con allucinazioni visive e voci della mente. Distruggere la sanità mentale dell'ospite allo scopo di renderlo malleabile e compiacente. È così che il demone esercita pienamente il suo insidioso controllo. Oh, e prima che mi dimentichi, diversi casi di possessione hanno visto anche strani modelli comportamentali negli insetti vicini. Questo è fondamentale, potrebbero darci scarafaggi in particolare. Vi consiglio, stai alla larga dagli insetti. Queste sono cose fondamentali. Non vorrei che mi sono persa qualcosa. Non posso essere posseduto. Siamo posseduti. Ci deve essere un errore. Quelle foto, quella gamba, quel braccio. Non sono stato io. Papà pensa che sia stato io, ma... A door. A red door. Siamo posseduti. Cosa mi sta succedendo? Vedi, fischi, cosi. È di questo di cui parlava quell'uomo. Quindi noi protagonisti siamo imposseduti. Mamma mia, raga, adesso qua succede qualcosa, mo sento. Che cazzo andiamo qua, aspetta. Ma tu te immagini questo da solo in mezza merda dalla fogna a scattare fotografie? Che cazzo è qua roba? Officer Russell? C'è Russell, ancora funziona? Mayday, 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 me lo stanno per buttare culo ai fantasmi, mayday, mayday. E dove vado? È finito. Ah, faccio la foto alla porta? Faccio la foto alla porta, hai ragione. Mi scordo sempre di questa capacità incredibile che la macchina... Dove dire, non era questo. America, mi senti? America, mi senti? Non mi fa fare niente. Non funziona. Che devo spiggiare? Porco di Dio! Aiuto! Aiuto! Cazzo era quella roba? Un cristiano non credo fosse, eh? Officer Russell here. June 17th, 1987, 5:27 a.m. Now entering Madison Avenue's basement. Siamo interrato. 1987. Lo vedi che la data era quella? C'è una specie di pozzo al centro della stanza, sembra che sia aperto. Quello dobbiamo entrare adesso. Indagherò ulteriormente per vedere cosa c'è dall'altra parte. Da sola stai, zia? Sei sicura? Vabbè. Quasi non ce la faccio. Ma fattela a casa, fidate. Per peggiorare le cose non riesco a vedere un accidente di niente qui sotto. Merda, credo di aver trovato gli individui mancanti. Quindi ne erano quattro i cadaveri. Tutti mutilati. Gambe, braccia, sono dappertutto.
Non riesco a vedere Madison, non credo sia qui. Madison, tra l'altro, devo andarmene da qua. No, sono piedi, ma sono troppo grossi per essere piedi. È stato. Penso di non essere solo. Come solo? Mi sembra una donna. Madison? Madison? Sei tu? Polizia, fatti vedere un ordine. Ma tu da solo vai, sì. Da solo vai. Il porco zio! Stand back. Put your hands up where I can see them. Metti le mani in alto. Tutte, quante ne vuoi le mani in alto? Pure i piedi metto in alto, quello che ti pare. Avvicinarti, Madison, ti offro una fotografia che ti giuro ti faccio mettere in copertina da Vogue, mannaggia. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... Non mi fa uscire da qua. Forse è qui, mi fa uscire. Fa uscire da sto cazzo di recinto per pecore, che devo fare? Ma così senza preavviso mi scoppia il cuore, mi esplode la valvoletta. Where am I? What is this place? That woman, is it possible that she's still alive? Possibile che sia ancora viva? Debbe essere quella pelata lì. E avviva tanto bene, non sta per niente. Ecco qui, risolto l'enigma, hai visto? Lo vedi? E mo sono tutte chiuse. E mo sono tutte... Allora sai che ti dico? Sì, io ti scatto una fotografia. E te la scatto anche qui. Leva sta foto del merda. Welcome back. Ah, cretini, ma che vi pensate con che cazzo ci avete a che fare qui, signori? Torna indietro, frega un cazzo, qualcos'altro? Non lo so io. Ehi! Cominciamo, regà, abbiamo iniziato, mo si finisce più, ve lo dico. Mi tocca piana, andata a mio padre, la fa una pasticchetta per core, perché quello che fluidifica il sangue, perché... Ma è... The attic. I don't understand. La mia testa. Leggi. 22 marzo 1972. Dicono che avere un diario faccia bene al cervello. Bene, vedremo come andrà per me allora. 29 marzo. Oggi siamo andati a un mercatino vicino al centro. Ho trovato un libro di ricette molto buone e molto belle. Anche Johnny è tornato felice con un libro. Ne era molto entusiasta. È stata davvero una bella giornata. Primo aprile. Mi sono svegliata nel cuore della notte. Di nuovo. Giuro, c'era qualcuno che mi fissava in un angolo della stanza. 3 aprile. Oggi ho trovato tutti i miei gioielli sparsi per la stanza e la mia fede nuziale dentro il lavandino della cucina. Ho chiesto a Johnny cosa stesse cercando, ma lui giura di non aver toccato niente. Nulla. Abbiamo dovuto portare Johnny nel nostro letto ancora una volta. Ma Johnny è il figlio? Il libro che gli abbiamo comprato gli causa solo incubi. Dobbiamo ammettere che però fa un po' paura. 9 aprile. Tutti i miei gioielli sono di nuovo fuori posto. Non riesco a trovare la mia fede. È stato il regalo più carino che Albert mi abbia mai fatto. Ma oggi Johnny non era in casa. A volte mi sento come se ci fosse qualcun altro in casa che osserva ogni mio passo. Albert mi dice di non preoccuparmi. Potrebbe pensare che sto cominciando a impazzire.
10 aprile, che sollievo, ho trovato l'anello nella stanza di John. Onestamente non so cosa pensare. 11 aprile. Stanotte non sono riuscita a dormire, non riuscivo a togliermi dalla testa quella stupida storia del mostro senza occhi. Non so perché gli abbiamo comprato quel libro di merda. Molto bene. 7 maggio, non ho scritto per molto tempo. In questa settimana sono passata da un medico all'altro. C'è qualcosa che non va nei miei occhi, non sanno cosa gli stia succedendo. La mia vista diventa ogni giorno più sfocata e mi fa molto male. 22 maggio. I medici dicono che ho perso più del 40% della mia vista in queste ultime settimane. Trovo difficile leggere, scrivere, guardare la TV, anche pensare ad altre cose. Le mie pupille si stanno quasi cancellando dai miei occhi. 23 maggio. Sono stanca delle medicine. Niente sembra aiutarmi. Non sopporto più il dolore. Perché mi sta succedendo questo? È estremamente difficile per me muovermi in casa con gli occhi così. 28 maggio, non sopporto più il dolore, Dio mi aiuti per favore, ho fatto pure la rima, è una trapper. 2 giugno, ho molta paura, so che c'è qualcuno in casa ma nessuno mi crede, so che è vero, anche se non lo vedo, sento la presenza, c'è qualcuno che vive tra di noi. So che c'è qualcuno in casa, ho sentito rumori per tutta la notte, giurerei di aver sentito qualcuno respirare mentre cercavo di prendere un bicchiere d'acqua. 26 giugno, ho perso più dell'80% della mia vista, i medici dicono che non vedono più alcuna soluzione. Non voglio più stare sola in casa. Non sono al sicuro qui, sola. 27 giugno. Il mio anello è di nuovo fuori posto, ma non importa. Nessuno sarà in grado di trovarlo ora. L'ho appena nascosto sotto. E di chi cambia la scrittura non vede più, poverina. Terrible. Bella sta storia però, mazza. Sapete cos'altro mi piace molto? Il protagonista è seriamente scioccato. Cioè, ha delle reazioni molto realistiche il protagonista. Vado. Cioè, dimmi che non è bisogno. Ah! La Madonna! La Madonna si è mossa! La Madonna si è mossa! La Madonna si è mossa e pare più un dissennatore che una Madonna, però. Si è mossa, signori, si è mossa la Madonna. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo! Datemi un amen in chat, datemi un amen! Bravi, così, bravi. Così vi voglio. Ah! Si è rimossa, è uno scacco, matto. Questo posto. Ma questo sto posto è così che fa schifo al cazzo, scusate, veramente fa cacà? No, la Madonna, la Madonna! La Madonna è viva! Vuoi sapere, ricomincio... La dieta di cotogenica, sono diventato un cotechino. Sì, ma ci piace mangiare. Ah, no, la Madonna! La Madonna ruota! Cazzo di Madonna. No, scusa, non volevo dire una bestia. Oh, porca merda. Porca di quella merda. Porca di quella merda. E mo che devo fa? Gli devo andare in coma. Ma quella è la Madonna, sei reincarnata? E mo che devo fa? Devo andargli incontro? Mi uccide? Devo andargli incontro e salire sopra la soffitta? È brutta, eh? C'ha le tette calanti, i denti aguzzi, li vedo da... Voglio guardare, ma aiuto, mi fa male il cuore. No. What the fuck is happening in this house? Io ho voltato subito l'angolo così, capito? Non ho visto un cazzo, non ho visto nulla, aiuto. Ari, eccola, di nuovo lei. Shit. Sono delle scale. Scendi giù. Sono delle scale. Il pollicione insanguinato lui comunque.
Devo proprio, eh? Oddio, un bivio? No, i bivi no, frate. Dai, sei infame se mi dai un bivio. Porco zio! Porco zio! Esplode il petto, mi esplode! Mi sembra un po' troppo lungo sto... Sono tornata qua. È un cazzo di vicolo cieco. Ma no, non è vero. Sto dritta, eh? Porca madre! Vabbè, io oggi bestemmio, eh. Io oggi bestemmio perché, cioè, se devo andare a finire così stasera... Cioè, mi devono far bestemmiare stasera sti cose? Sto tornando indietro? Come sto tornando indietro, dai? Sono tornata veramente indietro? No, regà. Io no, regà, ve prego. Come sono all'inizio? One eternity later. Mannaggia la nonna! Nuda! Molto segui la nonna? Oh, oh, questa è una cosa nuova. Questa è una cosa nuova. Questa è una cosa nuova, però devo... Destra, devo seguire la nonna? Seguimo sta smutandata, porco zio. Seguimo sta smutandata di merda. Nonna, ti prego, non te fa vedere nuda, che non è un bello spettacolo. Ma no, 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 la porta, la porta. Vedo la porta, vedo la porta. Nonna, io che t'ho fatto, sono tuo nipote. Sangue del tuo sangue. I gotta get out. Ma che mo si va al cimitero, wow. Veramente, wow. And Jupiter's Cathedral. What a bit of work. Cosa sto facendo? Non lo so, frate. Non lo so, frate, davvero. Gesù Cristo, regà. This goes down really. Bello, bella Giorgina. Aggrappa di bene. È che non che posso fare. Porca mignona! Vabbè, ho capito, Che cazzo, questo sta a volte il culo con la mano in piede, non lo so.